uccideva Rocco Chinnici, il magistrato che ebbe l'idea del pool antimafia, e questo è il ricordo dell'unico sopravvissuto alla strage. Vediamo con Grazia Grazia Dei. Consigliere Chinnici, nonostante nel corso degli anni avesse ricevuto delle minacce, gravi minacce, lui non si è arreso e per l'alto senso del dovere, appunto, è stato ucciso il 29 luglio dell'83. Giovanni Paparcuri è sopravvissuto a Palermo all'attentato che costò la vita al magistrato Rocco Chinnici, ai due carabinieri di scorta, Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta e al portiere dello stabile, Stefano Lisacchi. Paparcuri oggi è l'animatore del museo realizzato nell'ufficio di Falcone Borsellino dentro il Palazzo di Giustizia. Nell'archivio l'ex autista ha ritrovato l'audio di una telefonata. Si sente un emissario di Cosa Nostra minacciare Chinnici. Dottore, come lei sa, io ci ho chiamato prima. Sì. Volevo sapere quando lei fa il suo compito e il lavoro che è giusto fare. Sì. E dipende soltanto da lei. Sì. Deve accelerare i tempi perché va bene? Va bene. Va bene. Alle minacce Chinnici replicava con fermezza, la stessa con cui spiegava l'evoluzione della mafia. Dopo gli anni 70 la mafia ha cambiato volto nel senso che è diventata anche imprenditrice. Alla commemorazione insieme Caterina Chinnici ed Eufemia Bartolotta, figlie del magistrato e del carabiniere uccisi. E cominciamo a pensare che comunque, al di là delle difficoltà, delle polemiche, di tutto, ha avuto un senso quel sacrificio. Quando mia mamma a volte diceva: "Ma non puoi tentare di fare qualcosa di diverso, più tranquillo?", lui le rispondeva: "Ricorda che hai sposato un carabiniere."